se parliamo di luoghi d'arte non possiamo non parlare di Albissola, di Albissola Mare, e se parliamo di Albissola Mare non possiamo che parlare di Pozzo Garitta, questo spazio meraviglioso, questo spazio unico al mondo nel quale soprattutto negli anni 50 e 60 si ritrovarono artisti che poi raggiunsero livelli di notorietà e di fama mondiali come Lucio Fontana, che qui aveva il suo atelier, Lam, Scanavino, Jorn, che sono diventati attraverso le loro opere famosi in tutto il mondo. Noi adesso andiamo a scoprire in questa nuova puntata di Arte Video un artista, Damiana Ciferri, con Colori nell'acqua, una mostra molto delicata, una pagina nuova della produzione di Damiana Ciferri, di questa pittrice che conosceremo tra poco. Acquerelli meravigliosi, acquerelli molto delicati, e proprio qui a Pozzo Garitta li vedremo insieme. Damiana Ciferri presenta i suoi acquerelli, questa sua produzione a Pozzo Garitta. Prima di scoprire gli acquerelli, Damiana, intanto che emozioni da esporre in questi spazi che hanno fatto la storia dell'arte non solo italiana ma anche mondiale. Sì, 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 sono molto contenta perché è un posto che mi dà delle emozioni straordinarie, e difatti non so se lei ha visto fuori, insomma è tutto, ogni pietra un racconto, e qua dentro una cosa piccolissima, come vede non è una grande sala, però insomma racconta tante cose e mi ci trovo bene. Ecco, io direi, prima di vedere appunto i suoi acquerelli, quali sono gli artisti che soprattutto negli anni 50-60 hanno vissuto qui, hanno lavorato qui, avevano qui il proprio atelier, come Lucio Fontana, che magari che in qualche modo l'hanno colpito o le piacciono veramente in maniera assoluta? Sì, veramente un po' tutti quel periodo lì, specialmente Fontana appunto è più conosciuto perché abitava proprio di fronte a questa piccola atelier e aveva anche il suo studio. Damiana Ciferri, iniziamo un po' a questo racconto delle forme nell'acqua, che inizia, lo facciamo iniziare con questi due suoi lavori. Sì, quest'anno ho fatto solamente acquarelli che ho chiamato Colori nell'acqua, così per mi è venuto spontaneo dire questo, perché lascio libero il colore di espandersi, e ho fatto quest'anno solo acquarelli. E niente, sono così. Noi abbiamo conosciuto i suoi quadri ad olio. Com'è stato il passaggio? Beh, lei comunque è una pittrice, ha frequentato l'Accademia, insomma il passaggio poi dall'olio all'acquarello, che sensazioni le dà? Io facevo già acquarello tanto tempo fa, poi l'ho lasciato perdere perché non è che si può fare tante cose insieme. Ho fatto anche della ceramica, difatti poi se andiamo più avanti ci sono due piccole cose per riempire un buchetto che non sapevo cosa mettere. Ho messo anche della ceramica, anche perché qua sono tanti ceramisti, allora cerco di essere un po' anch'io. Ecco, le ceramiche sono in questa nicchia, ricavata nel muro, e qui troviamo appunto queste sue ceramiche. Esatto, più che altro sono pittrice e quest'anno ho fatto solo acquarelli. Solo acquarelli. Acquarelli. Allora, questo con i colori un po' più forti, questi rossi. Sì, non posso dire che rispecchi qualcosa, sono dei colori così che ho messo insieme, forse questo stride anche un pochino, però in quel momento... Beh, si distingue dagli altri proprio per questa particolarità. Sì, sì, mi piaceva così, perché io amo il colore, e purtroppo l'acquarello tende a essere un pochino, gli acquarellisti sono più leggeri nel tratto, più trasparenti, io invece non resisto se non vedo del colore, non... Beh, questo è un dato che contraddistingue insomma le sue opere. Abbiamo iniziato appunto a raccontare anche di questo più marino, vediamo vicino. Sì. Dove c'è un fondo marino. Sì, è un polpo così che rispecchia, qua siamo al mare, di fatto ho fatto solamente due pesci e il polpo. Ecco, la particolarità sta nella sinuosità del polpo che imita quella delle alghe marine, no? In equilibrio. Ecco, noi raggiungiamo quest'altra parte della mostra di Damiana Ciferri qui a Pozzo Garitta per appunto
appunto vedere queste nuove opere. In questo caso sono dei fiori, sì. Partiamo da questi fiori, anche qui ci sono, c'è un movimento che assomiglia, sì, a quello del, dell'acquarello precedente. Sì, questo qua invece sono tre opere che avevo già fatto precedentemente, con lo stile un pochino più figurativo come facevo una volta, e siccome non mi bastavano le ho piazzate lì. Ecco, beh, però possiamo dire che non faccio più questo, sì, genere. Si vede, sì. La cosa bella è che in quest'unica quadratura, in questa parte di parete, noi vediamo appunto tre acquarelli e si vede che sono diversi dagli altri, esatto. Cioè pur l'autrice è la stessa, però vediamo proprio una mano, un taglio diverso, un approccio diverso alla figura e ai fiori. Sì, perché poi cambio sempre, esatto. Non è che mi piace proprio cambiare, non è che lo faccio di proposito, proprio dopo un po' mi stufo di una cosa e continuo a fare un'altra. Cioè, continuo. Quindi a che periodo risale? Ma diciamo qualche 5 anni fa, sì, quando facevo qualche acquarello. Invece la nuova produzione, sì, ha una mano diversa, ha proprio una storia diversa e una mano diversa, e sono questi qui, ritorniamo quindi nella produzione più attuale, e sono quegli acquarelli di cui che vediamo adesso, insomma, vediamo adesso inquadrati. Quindi partiamo da questo. Sì, e vede, quello lì era ancora un pochino presa da voler dire qualche cosa, difatti pensavo a una pineta con del mare, del sole, e l'ho tutto un pochino messa lì così. Ma devo dire, non sono suggestionato dal fatto di essere a Pozzo Garitta, però ci sono delle aperture che possiamo trovare per esempio negli espressionisti proprio del primo Novecento, questi tagli che conducono da lì, sì. Sono passata qua. Invece questo è proprio l'ultimo, ho lasciato libero sfogo al colore di andare dove voleva, con un po' d'acqua l'ho mischiato e è venuto. Questo è l'ultimo che, ecco, questa caratteristica di lasciare il colore libero appartiene anche agli oli che avevamo, sì, visto in una precedente esperienza. In questo caso con l'acquarello dov'è la diversità? Non lo so, è più lieve l'acquarello, sono, e poi con l'acquarello non si può sbagliare, perché questo lo dicono, o viene bene o non viene, e insomma bisogna prenderlo come vuole lui. Ecco, qui in questo rientrano delle geometrie che sono un po' più comuni con la sua produzione ad olio, quella che abbiamo già conosciuto, Damiano. Questo un pochino l'ho trattenuto io un pochino e ho fatto una cosa così. Mi piaceva in quel momento fare questo, sì. Altri colori, e sì, questa volta non ci sono linee rette, no, in questo quadro che chiude la parete. Sì, sì, è più libero, più sciolto e... è così, non significa niente, solamente del colore. E poi se mi piace lo inquadro, tanti non li ho nemmeno fatti perché non mi venivano bene. Ecco, tra poco noi andremo a vedere le altre opere che sono in esposizione qui a Pozzo Garitta. Io direi, Damiana, prima appunto di vedere le altre opere esposte, di ritornare un po' su questo luogo, un luogo piccolo, però chi ci vede, insomma, deve sapere, chi conosce l'arte certo sa cos'è Pozzo Garitta, però pensare che in questi spazi, davanti a noi c'era lo studio, l'atelier, e viveva Lucio Fontana, Jorn, Lam, il grande Eliseo Salino, perché non parliamo solo di pittori, ma dobbiamo parlare anche di artisti a tutto tondo, grandi ceramisti per esempio, sapevano lavorare in maniera straordinaria la ceramica con delle invenzioni meravigliose. Beh, tutto questo ha un significato, credo che per l'artista esporre insomma in questi spazi è come essere, non so, al Guggenheim Museum di New York. Vabbè, però hanno vissuto qui, hanno respirato, stiamo respirando. È una soddisfazione, certo. Io mi ci trovo bene, mi sono adesso, in questo ultimo periodo della mia vita, mi sono dedicata solamente con questa aggregazione qua a fare delle cose, insomma, insieme ai miei amici, e
e non faccio altro, non è che voglio spaziare, oramai sono arrivato a un punto. Ecco, noi siamo sulle ceramiche, siamo ritornati sulle ceramiche, c'è la spagnola con la mantiglia, proprio tecnicamente lei dove prepara queste cose e dove cuoce soprattutto la terra? Ho un piccolo atelier, un piccolo studio, un laboratorio, diciamo un piccolo fornetto che mi ha regalato mio marito per farmi un piacere e mi ha anche costretto a lavorare, per cui ho continuato, ho fatto, anche se, perché per me è faticosa la ceramica, non è come dipingere, che dipingo da sempre, da quando ho avuto una matita in mano io ho sempre dipinto. Ecco, su questa piastrella che noi stiamo vedendo, con i colori sono azzurri, insomma, qual è tecnicamente, qual è il racconto di questo lavoro, Damiano? No, niente, quello lì è un... Non glielo so raccontare, è una cosa che è venuta prima, mi piaceva fare un'esplosione di colore, poi invece ho dovuto cuocerla due volte che non mi veniva bene. Ma è la ramina che dà quel verde particolare? Sì, è ramina, sì, l'ho messa tanto per dare un po' di diversità, altrimenti era troppo unita, troppo, perché è quella cosa che quando lei fa un lavoro in ceramica non riesce mai a vederlo finito se non dopo cotto, e cioè quando lei lo fa in un modo, cotto è un altro, di conseguenza bisogna fare, rifare continuamente, insomma è faticoso, per me è faticoso. È faticoso. Beh, ma non penso sia l'unica, penso che ogni scultore, ogni artista che ha a che fare con la terra, che poi diventa ceramica, lo trovi faticoso. Mi domandavo come mai una piastrella e non un piatto, che insomma solitamente... No, perché avevo della terra refrattaria molto bella che me l'hanno portata, perché tra l'altro sono cose pesanti anche. Perché la refrattaria è più difficile da lavorare rispetto sì, alla... Sì. Però non si rompe, non si, insomma è più duttile e l'ho voluto usare così, l'ho fatto io. Allora, noi siamo solo a metà di questa mostra, vi ricordo che al di là dell'emozione dell'acquarello, con cui bisogna misurarsi, perché con l'acquarello dico non puoi sbagliare, una volta che il tratto rimane sul cartoncino, sulla carta, è quello, però insomma vi ricordo che rispetto a tante altre mostre qui siamo a Pozzo Garitta, siamo nel cuore di Albissola Mare. Pozzo Garitta insomma chiama l'arte, lo sa, l'abbiamo già detto, lo ripeteremo, si trovavano grandissimi artisti di livello mondiale. Siamo solo a metà di questo racconto della mostra Gli Acquarelli di Damiano Ciferri e ci fermiamo qualche secondo e ritorniamo con nuove opere da vedere ancora qui. Seconda parte di Arte Video con le opere e gli acquarelli di Damiano Ciferri in mostra Colori nell'acqua, in mostra a Pozzo Garitta ad Albissola Mare. Iniziamo la seconda parte, Damiana, con il primo acquarello che invece i visitatori incontrano, con i primi acquarelli visitando questa sua mostra. Il tema è marino, colori nell'acqua. Il primo è un'esplosione di colori che in quel momento lì mi andava di fare così. Il secondo, quello in mezzo, sono dei pesci che sempre li ho fatti in una situazione che me lo chiedevano, e poi l'ultimo invece anche sono tutti colori messi lì un po' alla rinfusa,
e mi sono piaciuti anche perché io, come le dicevo, amo il colore forte, non sembra nemmeno acquarello. Tanti difatti mi dicono: ma che cosa sono? No, dico, è un acquarello, che lo tratto così. Ecco, il primo e il terzo, cioè questi due acquarelli a lato dei pesci, poi pesce azzurro, sì, pesce azzurro, sono pescioni, sono quelli che più ci riportano alla sua, diciamo, produzione, cioè anche grandi tele o grandi tavole sulle quali lei si è espressa con l'olio, e noi l'abbiamo già visto. Esatto. Quindi c'è stato anche un cambio di dimensione. Sì. Daviana Ciferri si è ridimensionata, sì, e ha trovato in spazi più piccoli il terreno ideale per i suoi acquarelli. Esatto, sì, perché l'acquarello non si può fare, cioè si potrà, però insomma non ha nessun senso fare delle grandi pagine di acquarello. E niente, mi sono ispirata sempre con i miei quadri, che allora erano ispirati a delle poesie, tra l'altro di una mia carissima amica e anche di un mio figlio. E invece qua li ho esclusi, ho fatto solamente degli scarabocchi, diciamo così, dei colori buttati lì, colori nell'acqua, buttati lì come vengono, alle volte vengono bene, alle volte no. Però con la pratica, noi abbiamo già visto la sua precedente esposizione, i suoi precedenti lavori un anno fa con gli oli, comunque nulla alla fine è mai per caso, cioè c'è sempre questa sua ricerca, il colore che vuole uscire dal quadro, in questo caso entra attraverso l'acquarello, la delicatezza dell'acquarello. È chiaro, l'acquarello di per sé è delicato, non ha bisogno di urlare, non ha bisogno di grandi spazi, ed ecco che lo troviamo in questi formati. Esatto. Anche questi due sono forse quelli che più con la leggerezza, no, del colore esprimono il mondo di Daviana Ciferri. Sì, questi due mi piacciono in special modo. Questo mi è piaciuto subito, ho detto questo lo metto, perché ne ho fatti parecchi, alcuni non li ho portati perché non mi piacevano. E non lo so perché, mi piace questo colore qua e anche l'altro, anche se sono diversi, che più geometrico, l'altro è più, si può dire un po' diverso, però il colore è sempre la stessa, allo stesso modo li lascio un po' liberi, difatti se lei nota, di qua lo scuro e poi piano piano. Sì, andando in periferia, andando ai lati, il colore si dilata. Il colore lo lascio libero di come nei miei oli, lo lascio libero di spaziare, volendo. Ecco, quindi come ci siamo detti, sì, il colore adesso è libero, però dietro c'è sempre l'intenzione dell'artista, la voglia dell'artista di condurre il quadro. Sì, in un certo... per essere libero di andare, va bene. Certo, prima di vedere le nuove opere, Daviana, raccontiamo un po' il suo percorso artistico, perché cioè è particolare, insomma è importante, chi avesse perso la prima puntata, insomma, con lei, quella con gli oli, però raccontiamo un po' di lei come artista. Ma non c'è niente di speciale, io ho sempre dipinto, cioè sempre disegnato prima di dipingere, e naturalmente ho fatto tante altre cose, perché insomma i miei non è che mi hanno lasciato libero di fare quello che volevo. Una volta i genitori erano molto rigidi e dovevo studiare altre cose. E poi invece piano piano sempre, non ho mai lasciato, ho continuato sempre facendo dei corsi con dei maestri, e poi all'ultimo, che mio marito invece mi ha appoggiato, mi ha incoraggiata ad andare all'Accademia di Genova, l'Accademia Legustica, dove ho studiato il nudo e poi ho fatto tante altre cose. E ho continuato poi a fare ceramica, anche lì sono andata però a studiare. Ecco, noi siamo proprio su un piatto. Io direi che prima di tornare poi al suo curriculum artistico, Daviana, ce lo può raccontare direttamente. Sì, un piccolo piatto, anche lì vede com'è libero. Ho buttato poi il colore, prima ho fatto un po' di colori e poi con della ramina, quelle cose lì che...
Beh, la rapina, ricordiamo, è anche, io dico, insomma, difficile da adoperare, perché non bisogna mai esagerare, no, con la rapina, proprio per la sua particolarità. Proprio così, col pennello in tintolo. E mi è piaciuto quello, è piaciuto anche a tanti, così l'ho portato. Ecco, sotto la rapina ci sono poi questi fuochi che riscaldano il piatto. Sì, sì, sono un po' di colore, un po' di colore, che io non lo lascio mai il colore. Ecco, ritorniamo appunto, la sua esperienza era sul figurativo all'Accademia Ligustica, dove si sono formati poi tanti tanti artisti, da un'esperienza figurativa, poi qui abbiamo visto appunto, a parte qualche gli acquerelli alle nostre spalle, però in realtà poi la sua vita con il colore ha preso proprio un'altra direzione. Sì, sì, certo, perché io cerco sempre di sperimentare nuove cose e non mi accontento, dato che non lo faccio come lavoro di sostentamento, perché assolutamente questa qua è una passione che... E allora sono libera di esercitare così delle esperienze diverse. Continuo sempre, ci sarà un momento che mi fermerò, anzi forse è venuto il momento di fermarmi, ma i miei figli dicono di no, non ancora, perché tutte le volte dico questa è l'ultima volta, no? Ma insomma, difficilmente un artista poi lascia la tentazione del colore, la passione del colore, soprattutto di raccontare qualche cosa, no? Di comunicare qualche cosa. Ma cosa farò? Boh, non lo so. Lo vedremo insieme. Adesso stiamo ripercorrendo questi quadri con cui abbiamo aperto la puntata e in effetti possiamo dire che ci sono intanto molte contaminazioni con i grandi dell'arte, l'acquerello che stiamo vedendo, poi quello che vedremo tra poco è senz'altro quello che più le rassomiglia tra gli acquerelli e i quadri a olio. Questi tagli, ci sono anche delle linee, diciamo, regolari, delle rette. Non vedo adesso. Le rassomigliano tantissimo in quelli ad olio che avevamo già conosciuto. Bene, bene, sì, lo vedo adesso, perché poi io non faccio tanti ragionamenti quando dipingo. Dopo magari vedo e sento anche cosa mi raccontano, cosa mi dicono, e allora posso anche... Così come appunto quello che vediamo adesso, lo abbiamo già detto prima quando l'abbiamo scoperto, insomma ci porta a degli equilibri che erano poi dei grandi del primo Novecento. Insomma, c'è questa ricerca che è senz'altro interessante, stimolante e curiosa. La cosa bella poi è immaginare che cosa dirà l'artista. Lei dice io mi fermo, ma invece cosa avrà da dire l'artista, perché poi gli artisti non si fermano? Non lo so, può darsi che farò dell'altro, ma non lo so. Adesso mi riposo perché sono anche un po' stanca, caldo, e finita questa mostra... No, poi veramente ne faremo una collettiva insieme a tutti i miei amici al Priamar di Savona, che è un altro luogo molto importante. Non so se a Genova conoscono questa... Beh, insomma, il Priamar è la fortezza. Priamare, la fortezza di Savona, i genovesi la conoscono molto bene, perché insomma, in qualche modo hanno avuto a che fare col Priamar. Quando arrivarono i genovesi girarono i cannoni verso la città e poi Mazzini trovò lì una sua cella. Però è rimasta, io sono genovese, per cui parteggio un po' con i genovesi, ma insomma Savona non ha tutti i torti. Direi, salutiamo Genova, salutiamo Savona, siamo uniti anche da queste mostre, però sono luoghi anche questi che hanno fatto, nel nostro caso, la storia del Priamar, e nel caso di Pozzo Garitta, cari telespettatori, hanno fatto proprio la storia dell'arte moderna. Del Novecento, certo, sì. Noi vorremmo parlarvi appunto di questo, anzi vorremmo attraverso questo nostro video, questo nostro film, fare arrivare a tutti voi l'emozione di aver visto luoghi da visitare senz'altro, luoghi poi piccoli, luoghi assolutamente a misura d'uomo, nei quali si sono espressi proprio dei giganti dell'arte, sì, diciamo moderna, ma insomma del secolo scorso. Certo, lei la saprà raccontare meglio di me, per cui se vuol far vedere poi tutto
il contorno di questa piccola galleria è molto interessante. Allora, noi possiamo anche raccontarlo, immaginarlo. Tra poco andremo con le immagini fuori. Ed è stata proprio lei, Damiana, a ricordare come in due luoghi che sono qui fuori c'erano proprio i pozzi, esatto. Caratteristici. Vedremo delle circonvoluzioni. E che cosa vedremo? Sì, vedrete delle pietre messe in circolare che segnavano il pozzo dove il rione andava a rifornirsi di acqua e naturalmente poi le officine invece di ceramica che qua erano tutte avevano anche il loro pozzo internamente, perché una volta non c'era l'acquedotto che girava, c'erano i pozzi, che per fortuna qua l'acqua c'era. E difatti si chiama Pozzo Garitto. Sono emozioni che possono dare i colori, che possono dare i colori nell'acqua, insomma, un viaggio attraverso l'acqua e attraverso il colore. Esatto. Abbiamo visto anche Pozzo Garitto, vi abbiamo raccontato, vedendo le immagini dei pozzi, quella che poteva essere la vita nel secolo scorso, meglio nei secoli scorsi. Grazie a Damiana Ciferri. E beh, Damiana dice: io mi fermerò. Noi penso che ci rivedremo con chissà quale altra esperienza, quali altri colori, sempre qui da Albissola. Grazie e arrivederci alla prossima puntata di Arte Video.